Oggi organizziamo una bella rassegna stampa. No, ma noi tu lo sai che la nostra rassegna stampa è estemporanea, molto estemporanea. Sì, però vediamo se pezzicavano ancora che aveva morto. No, ma questo è un luogo di incontro, qua passiamo un sacco di gente, nulla di più facile che arrivino degli ospiti favolosi, quindi come può darsi che non arrivi nessuno? Non è che è inutile fare un po'. Ma visti il lavoro che stanno facendo da stare attoppando, ce ne parliamo poi. Che cosa? Che stanno attoppando su paese San Pietro. No, non si può fare niente, non è gioco. Beh, è inutile, poi ci accusano così, colà, no? È una cretinata, non è un modo, non stiamo parlando di San Pietrini, no? Una marea di soldi all'epoca, è un peccato, no? Adesso non va. Ma no, perché mi sta parlando di parole? No. Questo è il mio modo di parlare anche. Vabbè. Ma tu mi parli di italiano a me? No, no, però comunque si può dire salutare la catramba, ti vedo la catramba. Vabbè, la catramba. La catramba. Almeno che cammina casa mia questa mattina. La cammina. Veramente, questa è una camicia che non tutte la possono portare. Solo lui la può portare. Solo, guarda, ma guarda che. Ma che tessuto, guarda Tony, guarda che tessuto. Siamo un filo. No. Mi sta registrando. Sì, sì. Mi sta registrando. Permetti un attimo, non dire, no, perché non è. Ma io proprio la curiosità mia, no? Magari. Perché tu ti vesti, no? In una maniera incredibile. E io voglio che la gente sappia, no? Lui praticamente tutto ha non solo la maglietta, anche la camicia. Per me. Vabbè. No, che ti cacci per me? Non è no. E mo mi spuggevo, che cagna, che vergogna che non ha giù una verata. No, non ha giù. Non mi spuggere che te le cose. No, è pericoloso per due la gamba che spara. Cominciamo, alle 9 e mezza mi dai io. Alle 9 e mezza? Ciao. Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, Via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme.
Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. So Chic, Davide Parrucchieri. So Chic, il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Novità nel fitness, direttamente dagli Stati Uniti, corso di paddling, un'esclusiva Arvalia. Novità fitness presso piscina comunale Salvatore Giudice alla Mezze Terme. Prenota ora una lezione gratuita a partire da sabato 18 marzo. Per info telefonare allo 0968 43 48 32. Autonoleggio, PM Servizi SRL, affiliato a Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di La Mezza Terme. Buongiorno, buongiorno, sì, sta pinnata ci vuole poco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in piazza Mercato Vecchio, abbiamo deciso questa settimana di... Voglio di privilegiare questa location che, nonostante deturpata dai soliti vandali, comunque rimane un posto affascinante. Guardate chi c'ho qua, guardate che ne tiene gnucca, adesso faccio la... Un re da muzzunata. Un re da muzzunata. Il mitico, mitico Gigi Nuzzo. Chi è che non ha mai assaggiato la sua muzzunata? Gigi Nuzzo, quanti anni c'hai, Gigi Nuzzo? 94. 94 anni. Ancora sogno verde. È ancora verde, che figura. E forse quando ammuscio. No, attenzione. No. Stai calmo, non ti lasciare andare, perché casi non chiudono sta tavola visione, lui. A proposito, faccio un appello, perché Gigi Nuzzo ancora guida la macchina. E giustamente è preoccupato. Morto, molto preoccupato. Che ci ritira la patente. Ecco. Quindi una, mi faccio un appello alle autorità. Per l'anima dei morti. Io non voglio giocare un po' all'autoscontro. o no? Ci cacciate su viaggiri. Gigi, no, ti ho visto veramente con piacere stamattina, non ti vedevo da tanto tempo. Che mi posso offrire? Io, ma che mi posso offrire? Questo c'ho un cuore generoso, no? Come. Non faccio i miei nomi, va. Non faccio i miei nomi, che no, succede la fine del mondo. Ma la domanda ce la voglio fare. Ti chiedo scusa. Dì ai telespettatori, ecco che vuol dire, voglio dire, essere generosi. Quanto litri di sangue ha dato stamattina? Dai. 7 litri. Eh? 4 litri. 4 litri di sangue stamattina ha fatto una cosa, ti aiuta a fare. Non prelievo. Non prelievo. Ha dato 4 litri di sangue. E ossa? Ossa non femore. Ossa non femore. No, ma ossa non femore. Adesso Albino, dimmi. Ossa in quantità. Ossa in quantità, anda parecchio ossa. Adesso Albino, in onore di Gigi Nuzzo, monumento della nostra città, anzi a proposito di monumento, dobbiamo fare un rimprovero all'assessore
dell'epoca, non facciamo nome, no. Che se no ne qua ne querelano. Comunque c'è un assessore che aveva promesso a Gigi Nuzzo un diploma. Cioè un attestato di benemerenza. Quindi noi adesso giriamo la palla al sindaco Paolo Mascaro, che in questo momento che in questo momento non ha nulla da pensare, in questo periodo si vabbè. Può pensare, come c'è un bello un diploma, un attestato come si dice alla... un attestato alla questa è bello volare. Ma sì, hai lasciato un segno indelebile in questa città, la Muzzunata. Quando si dice la Muzzunata si pensa a Gigi Nuzzo. Quando si dice la Gazzosa si pensa a Ferrisi, si pensa a De Serrettorgia, si pensa ad Amatruda e Valentino, chi disane queste cose, questi guaglioni lui, tutti giovani. Va bene, allora Albino, in onore di Gigi Nuzzo, in suo onore, soprattutto augurandogli ancora 94. No, per l'amor di Dio. 94 e 36, cioè nati 36 anni, di salute, munivi di mucca. Allo stesso posto. Ma è meglio che non giochi a lotto. Pillo subito, piede la palla al balzo. Questo qua te ne in la caccia, te ne almeno 7-8 miliardi ancora. Non vi lasciate impressionare. Albino gli dedica. Però ci voglio bene. C'ha un viso, Gigi Nuzzo, che è proprio. Meglio da sciscia. Che potevi aiutare la sciscia? Ma non pazzo. Io ti stai facendo un complimento e tu mi dici meglio da sciscia. Però, diciamo che. Però ma c'è la nuova generazione di Cicillo. Prego. Ma chi sta? Ma guardate qua. C'è la nuova generazione. Scusa Giovanni, puoi fare un primo piano proprio alla Muzzunata, ma avete una bella grande. Ecco la Muzzunata. Salutiamo ad Antonello, dove è Antonello? Antonello Coclite. Guardate Coclite. Guardate. Questa è la mitica Muzzunata di Gigi Nuzzo. Vediamo qua. È ovvio che salutiamo. Quattro generazioni. Ma tu ricordi uno dei patti da tu? Francesco. Era nominatissimo. E lui, ma avevo su poco corso. Marcia di Fabio. Un del su poco corso. Dov'è? Vede qua. Per fare un cenno storico, un aneddoto, Dario Galli nella sua poesia Corso Numistrano disse, c'è una quartina dove parla tra il popolar caffè di Federico e il nobile caffè di Teresella. L'ha fatto pure bene Teresella, però ti prego, a capodati sbatti, nonostante l'età, è vero, ancora non proprio un virgulto, a capucci sbatti sempre là. Va bene, allora per chiudere questo simpatico quadretto, no? Abbiamo avuto veramente grande piacere ad avere. Abbiamo qua di fronte anche Rosario Piccioni, è vero, altra colonna portante della nostra città. Maestro, chi ci vuole vedere intanto? No, ci volevo dire come è nata questa Muzzunata, no? Come è nata? Ma la Muzzunata non è l'orzata. Ecco, questo volevo dire. Hanno sbagliato ricette e hanno uscito sta cosa era, capito? Allora, non vogliamo affaticare oltre il nostro amico Gigi Nuzzo, però Albino gli dedicherà una canzone. Una strofa. Una strofigella, ya. Noi siamo la metina.
paura non avemo di nessuno. Avemo buona lingua e lunga mano, cacevo la metina e navantavo. Sì, o chi fatica, o chi fatica, o chi fatica, mi do la schiena. O chi fatica, o chi fatica, o chi fatica, mi do la schiena. Addio! Grazie. Don Lurio non è arrivato a casa mattina, cavolo, il lupo! Ciao amore mio! Ciao! Sono veramente contentissimo! È stato un piacere rivederti, non ti vedevo da tanto tempo! Un monumento della nostra città, Gigi Nuzzo, da Muzzonata! Bene, siamo contenti, grazie Gigi Nuzzo! Guardati tanti anni! Mi è piaciuto Gigi Nuzzo! Scusate, mi è piaciuto Gigi Nuzzo che mi ha ricordato papà. Ha detto Luigi Mario Porpetta. Ah, bellissimo, bellissimo, grazie. Una storia, una storia. Una storia. Ciao a tutti. Tony, innanzitutto buongiorno. No. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno, questa siccome è una giornata storica. Giorno 7 abbiamo avuto Gigi Nuzzo, la Muzzonata, rimarrà nella storia. E sono 36, alt. E sono 36. 36 anni di matrimonio il mio amico Giovanni con la splendida Angela, Lina, per gli amici che saluto affettuosamente. Grazie di avermelo ricordato, a differenza di questo bifolco esotico, villico che è costui. No, io volevo ringraziare a mia moglie che sono 36 anni che stiamo insieme. Che ti sopporta! Che mi sopporta, ed è vero. 36 anni che mi ha dato due splendidi figli. Su questo non c'è uno. Devo dire. 36 anni e poi mi ha dato un bellissimo nipote, mio figlio Valerio, Giosuè. Insomma, penso che nei miei difetti abbia fatto una famiglia per bene. Una famiglia per bene. E dai difetti, Tutto merito di tua moglie. Vabbè. Tu, in tanti figli, mater certa est. Certo. Pater. Certo. Ah, madonnosa! Certo. Infatti i miei figli me l'ha levato mia suocera, devo dire la verità. Non ci sono dubbi. È mio suocero. Ringrazio anche loro. Abbiamo impeccabile di fronte, abbiamo Guido Pazzo, da un lato quel folle di Conte. E poi abbiamo anche il consigliere Piccione. Piccione, Rosario un accenno me lo deve dare. Certo. A proposito di accenno, ma ci usa ancora la maggioranza che viene qua a parlare con i cittadini. Poi facciamo una cosa, lo facciamo entrare subito in Tadir, che è pure avvocato. Mi sembra giusto. Però voglio dire, prima che lui entri, con piacere, no? Ma noi abbiamo scontrato spesso con Rosario. Però voglio dire, no, Rosario, poi bene o male, vieni in caccia di sta cazzo e agi. Come dire, ma possibile che non c'è un consigliere di maggioranza che non sente la necessità, non avverte il bisogno di venire qua e rivolgersi ai cittadini, guardate, non vi preoccupate, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello, buio petto. Siccome mi dica. No, hai ragione. Siccome adesso farà un bel incontro, venerdì se non erro, al piazzale qua San Domenico, che noi parteciperemo se ci invita qui la telecamera, penso che nemmeno. Se non ci invitano, ci dobbiamo essere, Giovanni. Rosario Piccione, ex assessore, consigliere dell'opposizione, venga qui. Va. E dica la sua. Per la chiamata in causa. Buongiorno. Buongiorno agli spettatori. Ciao. Intanto dai, ci devo portare una Muzzonata, davvero. Ecco, questa è una delle cose più buone di tutta. Però no. Dopo, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Dopo, non c'è problema. Guardate qua. Sì, sarebbe troppo comodo, perché uno dice, ma tu parli con uno dell'opposizione e poi no, ci vorrebbe il solito confronto, ci vorrebbe la versione A, la versione B, no, ma non è così. Intanto l'avvocato è di passaggio, sì, l'abbiamo beccato, ecco perché noi prediligiamo fare la rassegna stampa all'esterno, perché abbiamo modo di incontrare tutti, amici e no. Allora, Rosa, siamo tutti preoccupati, con Giovanni l'abbiamo esternato più volte, è inutile qua snocciolare tutto quello che sta succedendo, consiglieri, assessori,
prima due assessori, adesso due assessori, è un momento difficile. Qual è il tuo pensiero? Allora, anche voi siete sempre in mezzo alla gente, questa è una cosa bellissima, e io penso che ci sono due espressioni che in questi giorni ognuno di noi che gira per la città sta sentendo spessissimo. La prima è Manisciundo, e la seconda invece è ma oggi chi si dimette? Cioè, questi sono i due leitmotiv che quotidianamente sentiamo, sì, perché giustamente è vero, la popolazione in questo momento si sente abbandonata a se stessa, legge e assiste inerme a quello che accade solamente sui giornali o grazie alla vostra informazione. Non ci sono notizie date da chi invece le dovrebbe dare. E allora proprio per questo io ho pensato venerdì di parlare ai cittadini, perché penso che in questo momento molto delicato, come dicevi tu, era dovere del sindaco e comunque dell'amministrazione, di chi sta governando questa città, non di fare chissà che cosa, ma quantomeno di informare su quella che è la realtà che stiamo vivendo e quali sono le prospettive. A me mi sembrava una cosa, cioè, così ovvia. Scontata. Così ovvia adesso, incontrare la cittadinanza è come dire tranquillizzarla, signori esatto, miei. Esatto. No, poi ognuno, no, condivisibile, non ci condivisibile. Ci mancherebbe, no. Mi dici, guardate qua, è successo questo, ma non vi preoccupate, eccetera, perché la gente, no, ma quale iattura? Ma quale tragedia, ma ancora di più sarebbe. Certo. Ma per l'amor di Dio, non ci voglio manco pensare, non ci voglio nemmeno pensare ad un eventuale scioglimento. No, è sarebbe una parola che proprio. Sì, infatti. Ci viene l'orticaria. Sì, sì. Però su questo noi dobbiamo fare una riflessione, dobbiamo dimostrare, secondo me, chi amministra e ha un ruolo di responsabilità deve dimostrare qualcosa in più rispetto ai cittadini semplici, perché altrimenti se ci hanno mandato lì è per fare il bene della città. Allora, vogliamo confrontarci su come si può raggiungere il bene della città, perché come hai detto tu benissimo, l'ipotesi di un terzo scioglimento significherebbe mettere forse definitivamente in ginocchio, mamma mia, sì, questa nostra amata città. Non esce più. Però io non sto vedendo una strategia, perché com'è possibile che ogni giorno assistiamo a queste dimissioni, che è uno stillicidio quotidiano? Ma perché non si è pensato di mettere un punto subito e dire fermiamoci un attimo, azzeriamo tutto e quando saremo pronti faremo un'altra squadra? Io ho parlato di rimpasto in tempi non sospetti. Sì, certo, ma quindi voglio dire, nessuno ci può dire a nulla. Allora, visto che il sindaco dice tutto a posto e tutto tranquillo, vengano a vedere gli atti. Questa ricordo che era la stessa linea di Pasqualino Scaramuzzino. Sappiamo tutti che l'avvocato Pasqualino Scaramuzzino era persona per bene, e però purtroppo quell'amministrazione è stata sciolta. Allora, secondo me ci vuole un sano pragmatismo e capire quello che è il bene della città. Perché, Tony, non si può pensare, se veramente si ama questa città e si mettono da parte gli interessi personali prima che arrivi la commissione d'accesso, perché se arriva la commissione d'accesso vivremo un momento difficilissimo per mesi. Io allora, sto vedendo prima anche questi interventi sulle larghe intese, ma no, ma c'è un po' di fibrillazione all'interno del PD, sì, no, riguarda ad un eventuale appoggio, non ma appoggio, ma appoggio? Pare questo il problema, non è un problema di numeri o non è un problema politico. Allora io dico, vogliamo bene a questa città, prendiamo in considerazione l'ipotesi di dimetterci tutti quanti, di andare a casa, di evitare che ci sia il commissariamento, perché se tu ti dimetti subito non ti commissariano, perché sanno che tra pochi mesi si tornerebbe al voto e quindi sarebbero nuovamente i cittadini a fare le loro scelte, e lì ci vorrebbe un patto morale di chi si presenta alla città di dire non c'è bisogno di fare 12 liste, perché quando tu metti 12 liste, come abbiamo inevitabilmente visto, ci può capitare la chiunque in una città non come la nostra sotto controllo, ne bastano due in cui tu conosci vita, morte e miracoli di ogni candidato. E si sarebbe. È una cosa forte quella che dici, però. Tony, quella di Tony, dimettersi, Tony, e andare subito alle urne. Tony, voglio per l'amor di Dio. Non dico che sia. Però è forte allora, come decisione. Però ti immagini che una persona come me, oppure anche altre persone che siedono all'interno del Consiglio Comunale, debbano subire una commissione d'accesso e un domani essere nel decreto di scioglimento? Ma ti sembra una cosa bella per la città e per noi? E quindi anche voglio questo. Dire, guardiamo in faccia la realtà, e per questo io ho detto che il sindaco deve avere il coraggio di fare un atto di autocritica e guardare dentro la sua maggioranza. Ci sono le condizioni
o no, perché questa maggioranza ci garantisca che se viene una commissione di accesso non succeda niente. E per i due anni passati come si fa a garantire? Visto che purtroppo... Tu dici quando fa questo fatto, ormai... e rimane agli altri. Allora, bravissimo. Se la commissione di accesso viene e verifica che c'è una determina, quindi non una delibera, è inutile che il sindaco dice io garantisco per tutti gli altri, ma se c'è una determina che ha favorito direttamente o indirettamente qualcuno, all'insaputa del sindaco, attenzione, quello è un atto che viene segnato e siamo sicuri che non ci sia... Ma io ho una vaga impressione, mi posso pure sbagliare, sì. Perché alcune volte veniamo tacciati di che siamo pro e altre volte contro. Ma qui è il bene della città. Voglio dire questo, io ho la vaga impressione che sugli atti, sì, sugli atti ci sia poco. No, io non, ho, io non mi sento di fare, no, come il sindaco. Attenzione, certo. La mano sul fuoco, sì. Già. Se tu mi dici Tonì, a me la mano sul fuoco, ti dico no. Però allora, Tonì, io credo che tutto, scusa, questo insieme che, sì, mette in discussione, però, la cosa. Esatto. Non è tanto, no, ma anche io dico che ci potrebbe essere anche qualche altro. Perché che cosa ne sappiamo noi che chi, come Paladino, che ha rivestito il ruolo di vicepresidente e che faceva parte della maggioranza, e noi abbiamo visto i consiglieri comunali, poi io ho il coraggio di dirle le cose, i consiglieri comunali, abbiamo visto persone tra quelle arrestate che venivano al comune per parlare con Paladino. Allora io ripeto, può essere pure che non hanno fatto niente, ma se invece sono stati accompagnati negli uffici per fare qualcosa, Tonio, e che ne sa il sindaco, che ne sappiamo noi, e se i commissari, e se la commissione di accesso invece riscontra che ci sono questi altri, poi che facciamo? Ci facciamo la testa dopo. Allora io dico, il sindaco in questo deve essere ligio, attento, pignolo fino all'inverosimile, perché ne va dell'interesse della città, perché abbiamo l'esperienza di Pasqualino, ripeto, quell'amministrazione, c'erano persone per bene, cito per tutte Pasqualino stesso, Natale Proto, una figura su cui chiunque... Straordinario. C'erano persone che insomma erano anche stimate. Eppure questo non è bastato a salvare la città. Ma è vero che è cambiato il meccanismo, no? Pare allora, che siano subentrate, voglio dire che, sì, deve essere ancora più pregnante. Sicuramente dire. Rispetto... Prima con un semplice sospetto, figura. Allora, la cosa che c'è in più oggi è la presenza di atti e la presenza, la prova che ci fosse il condizionamento da parte della criminalità nei confronti degli amministratori. Però attenzione, il concetto di amministratore è molto largo, non vuol dire solamente il sindaco, sì, o il vice sindaco, vuol dire chi ha fatto parte della giunta, chi è consigliere comunale, amministratori sono tutti. Quindi per questo io sono molto preoccupato. Poi, non l'ho detto io, l'ha detto Bombardieri, ci saranno altri coinvolgimenti. Allora, su queste parole vogliamo riflettere. Se esce fuori tra qualche mese che c'è un altro consigliere comunale, un altro assessore, poi che facciamo? È finita? Allora, ne parliamo venerdì di questo fatto, non anticipiamo niente. E chiudiamo la cosa. Intanto, quello che ha detto l'avvocato, il consigliere Rosario Piccioni, il nostro amico, no, io credo che siano parole di buon senso. Non ha, no, voglio dire, non c'è nulla di astioso, di velenoso. Io sono contro lo scioglimento, l'ho detto in ogni occasione. Quello che ha detto, io credo che siano parole di buon senso. È molto costruttivo. Ecco, se, certo, qualcuno, certo, se qualcuno vuole venire della maggioranza domani noi siamo ben lieti. Ma anche la manifestazione, io venerdì faccio la manifestazione, sono i benvenuti, perché quello che ho chiesto io è che si parli ai cittadini e ecco, ci siamo non accusate poi loro, Rosario Piccione. Ah, illi sanno suonate, illa sanno perché cantate, non sono andati, no, a parlare con i cittadini, è aperto a tutti. Quindi un bello scambio di idee, non di accuse ma, esatto, voglio dire, di cose propositive, non sarebbe malaccio. Allora, beh, venerdì vi aspettiamo, grazie, a Piacenza Domenica. Grazie a che ora? Alle 18.30. Alle 18, poi che noi riprenderemo l'evento. Grazie, grazie. Grazie per averci scelto. Perché io penso che bisogna parlare con i cittadini. Certo, bisogna parlare tante con grazie. I cittadini. Grazie, e in bocca al lupo. Grazie. Ciao, ciao. Bene, stamattina è una giornata piena perché abbiamo un altro ospite che si sta aspettando là, caro Toneno. Voglio vedere che c'è là. Abbiamo Raffaello Conte che dovrebbe dire qualcosa, non lo so chi può dire. Ormai che hanno puntato tutti qua. No, chi può dire, lei mi sapere. Già che tu ne hai giri in galera con in terza cosa. Ne hanno ieri di sta maniera in Rovena. E vabbè, Raffaele, vieni qua, a sedere. Vieni, amore mio, vieni.
Ringraziamo Raffaello Conte per la sua presenza innanzitutto, sempre disponibile. Vieni Raffaello. Assettatevi. Eccolo qua. Stamattina, personaggi eccetera, qua abbiamo un altro monumento, non ai caduti, ma un altro monumento della città, colui il quale negli ultimi tempi sta facendo parlare nel bene e nel male tutta la media. No, ormai ci sono squadre pro Conte e anti Conte, mi sbaglio. C'è Nahera, io seguo i social, lui è anche un frequentatore e ci divertiamo. C'è gente che dice, sì, vabbè, ma si sempre là, ma canto mio ci viene mai, l'erba arriva dal secondo piano. Non vi preoccupate, domani saremo, è lui che risponde, praticamente risponde a mezz'ora media. Amore mio, buongiorno. Innanzitutto io volevo ringraziare, l'hai fatto tu già ieri, perché ha pulito le spiagge di Lamezia Terme. Ha pulito. Guai qual è? Che sta facendo, come si chiama quella che lui? C'è un proverbio. Cioè, il Luha e altri dicono, cioè, tu vedi un litorale su 3-4 chilometri, no, è un cennente, basta una nottata e trovano un'altra discarica. E poi la gente si incazza quando io dico, ma insomma, che la responsabilità di chi è? Di tantissimi pezzi di merda che non hanno nulla da fare. Ti lascio io. Ti dico io. Stavo pensando che bisogna... sta ingrassando. No, veramente stai dimagrendo, mi sono fatto come i sambiasini, vedi? Ah. Abbronzatura sulle spiagge. No, come i sambiasini, chi state come i muratori? Un come i muratori sambiasini, un barrare... che sono famosi, ti ha ricordato. Un barrare dei sambiasini che ti è venuto famoso. Ma perché? Amici, siete dei muratori, non siete dei sambiasini, punto. Io ho amici miei, seri. Vai. Allora, dovevamo fare una nota... no, dei sambiasini, perché ogni volta sono convinti che noi ce l'avevamo con i sambiasini, non è vero assolutamente niente. Ma non potevi mordi, non aprire polemica. Noi siamo fratelli. Dovremmo fare una nota sopra la zuppa che stai mangiando, la zuppa con il pane, che è una cosa meravigliosa. Emozionata. Allora, un problema è questo, che noi dovremmo dire, no, che intanto a noi l'amministrazione, quella multiservizio, ci ha dato delega per la pulizia delle spiagge. Ma qual è la cosa differente quest'anno? Che intanto fra un paio di giorni il comune metterà le pedane e tutti i lidi che è possibile mettere in campo probabilmente verranno messi. Cioè... Ma ho saputo che c'è anche il vostro lido. Yes. Ah, yes. E quindi siamo tutti là a sto prezzo. Yes, ma il problema è questo, che noi abbiamo pulito 4,5 km di costa che ci ha detto l'amministrazione, quindi abbiamo pulito da Marinella alle foci dell'Amato e dobbiamo proseguire, io penserei, fino al comune di Coringa. E dal momento che quest'anno la novità è questa, che noi passeremo ogni giorno per gli spiaggiamenti delle plastiche, capito? Ma tu quant'è che mangi, scusa? Ti sto seguendo, ma è buono, non capisco. Guta, tu stai facendo una sorta di cronistoria della nostra mangiando, città. Sto mangiando, voglio dire. Ma ti dici che ti come affogare? Ti chiudono per le parolacce, ti chiudono per le cose, per l'emozionale. Va, amore mio, dai. L'idea mia era questa qua, che da tempo in memoria, quando c'era il sindaco Scaramuzzino Pasqualino, avevo proposto, cioè fare in modo che da tutta Italia venissero giovanotti che ci davano una mano a noi e noi ricompensavamo il loro lavoro da maggio a ottobre, no? Immaginate tanta gioventù bella, no? Coinvolta nella pulizia di questa costa. Sei mesi. Ecco, ma noi avremmo garantito il cibo, ma quello che mi serviva, mi serve, magari se riusciamo a farlo, è l'ospitalità dei vari comuni per ospitare ragazzi, o in tenda pure, voglio dire, no? Ma là c'è la capitaneria di porto, cioè, per fare in modo che da tutta Italia venisse gente a darci una mano. Ma io so che a Coringa c'è un gruppo che pulisce la spiaggia in maniera eccellente. Noi stiamo arrivando al pontile e stiamo cacciando di tutto di più, di tutto di più. Quasi 140 tonnellate di rifiuti. 140 tonnellate di rifiuti. 140 tonnellate, ma guardate, vabbè, comunque... Naturalmente, sempre con l'egida della multiservizio, quindi dobbiamo... Sia la signora Porcaro che Walter Severi, ma anche l'amministrazione ci stanno
ci hanno dato anche dei soldi per fare questo lavoro e noi diligentemente lo stiamo portando avanti. Noi dobbiamo, diciamo, adesso... che mai il denaro è stato così benedetto, se mi consenti. Ma... come nel vostro caso, io non voglio sapere le somme, non mi interessano. Penso che a me non mi interessano, a me interessa il risultato. E io dopo anni vedo dei risultati tangibili che si toccano con le mano, quindi è tutto benedetto. Uno andare a vedere quanto piglia, quanto un piglia, secondo me è irrilevante. No, ma noi è irrilevante. Però voglio dire, anche se si tratta di somme da quattro soldi. No, un problema è questo, che noi fatturiamo con, come cooperativa tantissimi soldi, ma abbiamo 53 dipendenti. E 53 dipendenti sono 30-40 mila euro per ogni dipendente. All'anno? Sì. Un dipendente questo costa. Allora quando io ti dico a te... Mi sembra eccessivo. No, no, questo, tra soldi che dai al dipendente e i contributi, si arriva a questo. Sì, a questo sì. Quindi il problema qual è? Che i 20.000 euro che ci danno non è il discorso dei soldi, come pure il fatto che noi abbiamo perso la gara, cioè non abbiamo partecipato alla gara del verde. Voglio dire, i cittadini devono sapere che non è che noi non andiamo, ce l'avremo con questo, con quello, con Santo Fenne, cose, è che noi non possiamo andarci. Però in questi giorni, quando io vedo che l'erba è alta 2 metri e c'è il pericolo incendi, voglio dire, la prima cosa deve essere questa. C'è la sicurezza dei cittadini e delle cittadine. E se non mi sbaglio, tu hai postato questa notizia su Facebook. No, io mo mi devo riguardo, da fare. No, riguardo a mo ci dobbiamo mettere dare in sicurezza. In no. questi giorni non ammazzeremo 25 uomini, stanno già pulizzando dove ci sono... fascia di criticità, dove c'è erba gialla che in un attimo può bruciare. E paglia praticamente. Perché praticamente le macchine parcheggiate a sti posti qua strani, capito? Il bosco di Sant'Antonio l'abbiamo pulito in parte, ma dobbiamo ripulire proprio dove c'è l'istituto per anziani. Quindi queste fasce tagliafuoco sono in estrema razio, in modo che non bruci niente. Cioè a livello preventivo, via, diciamocela. Un attimo, tornando sulla spiaggia, noi dobbiamo togliere anche i cotton fioc. Quindi nei prossimi giorni noi abbiamo i pulisci spiaggia da 1 centimetro quadrato che riescono anche a cacciare tutta la plastica. Per cui noi è un processo ed uno scopo, cioè noi dobbiamo arrivare a fare in modo che devono dire ai cittadini che è l'urto solo un mare, che non è sporca la sabbia, che non è sporco il sole. Questo ti fa onore. E che noi abbiamo i tramonti, che tanta gente a 80 anni, a 94, a 50, se lo domandi in giro, non hanno capito ancora che i tramonti l'avevamo solo nuota, che è la vera ricchezza. Il mare, io devo fare un bagno per i prossimi 10 anni nelle vostre case, le piscine, perché il mare, se non si fanno gli invasi che erano previsti, 23 invasi nella regione Calabria, come erano, uno è stato fatto all'Angitola che ha risolto il problema, tu metti l'acqua là per 2 mesi estivi e poi la cacci quando vuoi. La stessa cosa doveva essere fatta dalla parte di qua dove sono i calanchi, cioè tipo 102 mari o poco più in là, un grande invaso che avrebbe bloccato l'Amato, perché l'Amato raccoglie da Catanzaro in giù tutte le città e le cose sono collettate con l'Amato. Per cui basterebbe chiudere l'Amato per 2 mesi, creare delle vasche di drenaggio enormi, grandissime, su depuratori che però tu a monte ti stai soffermando sulla tecnologia, su chi le mariche. No, no, e mi ha richiesto, no, ma sta cazzo è cultura, la cultura delle persone. Ma non è, no, no, secondo me è preminente. Allora, cioè la cultura, io stamattina hai arrivato qua alle 8 e ho fotografato decine e decine di bottiglie qua su Pala Fontana. Corrand Lorenz che tu conosci. Quando è nata la paparella, la papara ha visto Corrand Lorenz, no? E pensava che era la mamma. Se tu non gli dai l'imprinting a questi giovanotti di pulire, di aggiustare e di fare. Noi stiamo pulendo adesso la spiaggia, la vogliamo fare come diciamo noi. Quando tu butterai una bottiglia di birra da ti parere vergogna. Come chiamato le tue? Il lido nostro praticamente non lo so. Ma è gestito da voi? Gestito della malgrado tutto. E noi faremo delle rassegne stampa. Lido numero 7 che sarà aperto fino
a gennaio e da gennaio a gennaio. Ma noi possiamo venire a fare la rassegna stampa. Ecco, potete venire a fare quello che volete. Mangiamo brullato, mangiamo brullato. Va bene, grazie. Grazie. Una conota ancora. Tu ricordi? Tu ricordi che se avevano rubato quello semaforo là? Veramente se hanno rubato la bicicletta di... Permette, ti chiedo scusa. Sì. Quello semaforo sì. Là. L'altro giorno è stato messo in funzione. Tutto a posto. Stanotte se hanno rubato di nuovo. No, ma Giuseppe, ma canale questi semafori? Cioè voglio dire, c'è un collezionista di semafori a nostra insaputa. un serio ladro di semafori. Oppure vi dura fastidio proprio che tu sei mapro, come cazzo è mia carica? Vabbè, io ho una registrazione che non voglio dire, ma la farò. Sono rubata la bicicletta dove giramo, no? Ah sì, quella che era la nostra strada. Guardate qua. Però che è stato un semaforo è comica. Si ruba in semaforo. Cioè, no, io so chi è che si è rubata. Sembra che tu semaforo. No, un semaforo no, ora vediamo. La bicicletta. No, va bene, dopo questo ladro di semaforo, il ladro di biciclette. No, ma la porta tutta a casa mia, non è che guardate, anche sui social, date una mano a Raffaello, cercate di essere propositivi, passate alla proposta più che alla protesta, se gli potete dare una mano, no, senza magari alcuno, larvatamente vedo che qualcuno addirittura arriva a contestarlo picchilla se e cano, ma guardate che il dono della bilocazione ancora non ci ha arrivato. No, ma ci abbiamo a San Biase, cioè, perché con San Biase calma, è con calma veramente male, quindi... 160 chilometri quadrati, 160 chilometri quadrati è sto paese, quindi rilassatevi, calma, è un processo che dura anni, perché sono anni che hanno fatto danni. Bene, grazie. Sapete, stai dicendo l'ultima cosa, noi dobbiamo andare a San Biagio, perché a San Biasini, che sono amici miei veri, seri, cioè voglio dire, i più grandi amici ce l'hai là, noi ci abbiamo a San Biagio che è conciato abbastanza male, compreso Cantagalli e compresi i fiumi. I fiumi abbiamo fatto in modo di spezzarli un po', in modo che siccome sulle autostrade del fuoco, almeno si fermano. Sì. Quindi un po' di pazienza e arriviamo a tutti i parchi. Bene, grazie, buon lavoro, Raffaele. Mamma mia! Attendaglie! Che cristiano. Grazie, Raffaele. Però è ingrassato. Ingrassato. Chiedo scusa per questo, non sono i colpi di mitragliatrice stamattina. Un rumore. Stanno facendo dei lavori, chiediamo scusa, però si sente poco, dai. Va bene. Allora, quanto siamo lui? Siamo a 35. Allora, Donnie, andiamo sul giornale, dai. Guardate qua. Stamattina non vi nascondo che questa... No. È stata una segna stampa movimentata, ma bella. Abbiamo avuto a Cicinuzzo. No, bella, lasciamo sempre giudizio che... ai nostri telespettatori. Noi qua ci divertiamo. È tutto improntato, no? Così... in maniera estemporanea, mica abbiamo un copione da seguire, quello che succede succede. Allora andiamo avanti, Tonino. Sì. Di questo abbiamo parlato ieri. Qual è? Una città baricentrica è importante ma soltanto a parole, l'incontro con i sindaci del comprensorio sul mancato sviluppo di quest'area centrale della Calabria. Grande delusione, Giova, grande delusione, perché i politici non si possono parlare tra di loro. È stata una riunione. Qua è mancato l'ingrediente principale. I cittadini, la gente, il popolo, perché il popolo è affamato di notizie, il popolo vuole sapere. Chi sa la storia? Già rassegnati lo sono. Poi figuriamoci, ci mettete pure voi. Poi c'è una notizia che il consigliere Gianturco che dice garanzie o tutti a casa. Il consigliere dell'opposizione chiede l'intervento del sindaco Paolo Mascaro. Il PD dice servono i dovuti aggiustamenti, in giunta non entreremo. Sì, ma mo, cioè, praticamente se la voglio dire, ma io sapete che non ho pelo sulla lingua, no? Praticamente questa situazione, tutti i sarcofagi delle città si sono aperti. Cioè praticamente il luogo a volte ritornano, stanno risuscitando pure i morti grazie a questa situazione qua. Quindi non vi lasciate impressionare. Allora,
Intanto volevo fare i complimenti, passiamo la palla in frasca, agli atleti dell'Arvale che hanno fatto la finale nazionale a Pescara, dove c'ero pure io e le avete nonde. Il campionato kermesse nazionale dell'Acri. Sì, alla kermesse sportiva hanno partecipato oltre 2500 giovani, quindi stiamo parlando di una manifestazione di grandissimo, grandissimo interesse. Grazie, bravo Simone Bernardini. ST Television è a tutti. Poi, caro Tonino, vedi se hai qualche altra notizia. Hanno salvato la vita a una donna, riconoscimento per due carabinieri. Bravo. Benissimo. Riconoscimento del comune agli appuntati Greco e Gubitosi di Falerna. Sì, complimenti. Sì, succede, eh? Va bene. Il servizio non c'era Terenetti, dovete abbondamente Falerna. C'è scritto Falerna. Che significa Falerna? In servizio non c'era Terenetti. Non c'è Terenetti perché io giustamente. No, Falerna no, perché è corrispondente di Falerna, però il fatto è stato già. Ma come va a Feno, Tone? Come va a Feno? Per cortesia, la pagina della Calabria è lui. Ancora su morto Caparra, lui. Parliamo di Totorei. No, stai parlando di Napolitano. Ah, il Napolitano, non ti parliamo. Infatti i parli tanti. Ancora si sta parlando su questo discorso Irina. A prescindere che Irina mi passasse di qua, che si cagassero un culo tutti quanti. Stanno facendo uno squieto, basta, non ti parliamo più. Allora, c'è un'altra nota qua, un nuovo centro per l'autismo, sabato 11 sarà presentato il centro psicoeducativo autismo del progetto Sud, guidato da Don Giacomo Panizza. Bene. Bravo. Ok, io infatti abbiamo mio fratello Roberto, benissimo, stiamo dando una giustizia. Vedi chi ne è qua? Allora, pronto, mi dica! Siamo in rassegna! Ah, benissimo! Benissimo! Grazie! Abbiamo qualche notizia, forse fresca, Antonio, sto parlando al telefono. Perfetto! Ciccio Caligiuri al telefono, capito? Caro Ciccio, digli di stare qua che ci deve portare un dischetto. E il bar, ce lo hai lasciato al bar. Allora, lo vogliamo annunciare che manderemo domani, dopodomani. Grazie Ciccio! Manderemo in onda una bella... sta parlando. Aspettiamo un po' di storia. Va bene. Dato che siamo in rassegna stampa... No, tu non disturbi mai, Ciccio. Va bene? Ci sentiamo, ti abbracciamo. Ciao. Allora, volevo dire che Ciccio Caligiuri, che lo conoscete benissimo, un noto filmmaker, è un noto bravissimo, e ci donerà, diciamo, in questo periodo delle festività di Sant'Antonio, un dischetto girato tanti e tanti anni fa della precisione di Sant'Antonio, che logicamente sarà una cosa storica, e poi vedremo tante persone che non ci saranno più, la vera festa di Sant'Antonio con migliaia e migliaia di partecipanti alla precisione. È una bella cosa, Don. Perché sbaglia da parlare? No, lei non sbaglia mai, no. Lei può solo, come posso dire, come si dice in ca. Allora ti volevo dire, ho capito, è una cosa bella che ci dà Ciccio. C'è una collaborazione tra noi e Ciccio Caligiuri, che stiamo mettendo a tutto quello che può ancora rinverdire, no, ricordi, processioni, altre manifestazioni. Ciccio è pronto a collaborare con noi, noi siamo felicissimi che lui abbia scelto la nostra emittente. E siamo contenti. Ti volevo dire una cosa, come si è parlato dei lavori del centro di Lamezia Terme, dell'asfalto in questo periodo, ti ricordi, Tonè, che è nata la polemica, ne abbiamo parlato pure io dicendo proprio in questo periodo giusto nelle strade, stamattina sono iniziati i lavori in via Carducci. Sui San Pietrino hanno messo la toppa e catram, quella è la riparazione, Tonè. Andiamo a vedere dopo, no? Se vuoi andiamo a fare l'immagine, ti mandiamo pure in onda. Tu che no, dici? No, oggi, lo facciamo domani. Giovanni, no. Già lo facciamo. Facciamolo domani. Lavorare oggi, vediamo il lavoro finito, no? Guardate qua. Tu per San Pietrino, la toppa e catram. Cioè io
capisco che il lavoro di San Pietrino è un lavoro meticoloso, ci vuole pazienza, ci vuole molta professionalità, maestranza, cose eccetera, quindi c'è tempo da perdere, ma voglio dire, no, come cazzo si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma siamo capaci pure noi, c'è bisogno di un'impresa, diamo noi con una betoniera. Ed è stato annunciato come lavoro straordinario. Se, insomma, se voglio dire, deve essere rovinato tutto quel popò, quel ben di Dio che abbiamo fatto, che ha reso la zona storica molto bella da questo punto di vista, me lo dicete, primo. Secondo, avete avuto l'ardire, la cazza tosta, cioè mo incominciati i lavori nel periodo probabilmente più affollato che abbiamo alla media, tra mercati, mercatini, Sant'Antonio, San Pietro, Eri, e poi è che non si può assolutamente, ma come si ha? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma da quale università uscite? Fatemelo sapere, quali studi avete fatto? Fatemelo sapere. Se è un limite nostro, magari, no? Voglio capire se è un limite nostro, magari siamo duri i comprendoni o no. Come si ha? E poi San Pietrini, tutti gli abballamenti, tutto quel casotto là, si può aggiustare quella cosa. Come mi sta dicendo Giovanni, qua quella cosa. Copriremo quella cacciamba. Ma guardatevi, guardate caso un c'è il lucore come la G-com a mezzo per liberare il nocciolo, cavo, se ne stavo pure la notte. Ma per favore, ma per favore. Ma per favore, ma per favore. Poi, ma per chi crede? Per chi manda a fare in colpo? Ma perché poi te li tirano dalla bocca, Albe, quanto siamo? Scusa per. No, vieni qua, Albe, vieni qua che abbiamo quasi finito. Volevo ringraziare mio zio Otello che stamattina ci ha offerto la colazione a me, a Tonino ed Albino. Intanto volevo anche da questi studi, pure a mia sono ogni tanto. Piero, sono in rassegna stampa davanti al tuo ufficio, caro. Ciao. Volevo qua dalla mezza tema, adesso è Mercato Vecchio, da parte della nostra emittente, salutare affettuosamente e dare un in bocca al lupo alla mamma di Giovanni De Grazia, che oggi mamma sarà sottoposta ad operazione, vero? In quel di Bologna, va bene? Certo. Quindi ti mando un bacio, eh? Cara ti mamma. Voglio... Cara mamma, ecco già. Mamma! Vuole cantare anche una canzone che te ne ha. Ragazzi, dobbiamo salutare tutti e tre. Perché? Sono nipote di una operaia della Munto Servizio. Della Munti Servizi, Mario e Aurora. Oh, li salutiamo e che ne ci vengono tutti i giorni alla televisione. E dove la dicono? La nonna. Ma dove lavora? Allora, signora. Non la nonna, la mamma. E dove lavora? Alla Monte Servizio. Alla Monte Servizio. E la salutiamo alla signora, a papà e a tutte, alle nonne. Ciao, Aurora. E Aurora. Perdonate perché non so quello che faccio. Non so quello che faccio. Ha ragione. Bravo, mi è piaciuto. Allora, va bene. Noi salutiamo tutti. Ma non segna bene che ti sta male, dai. Non può sempre sta male. Ti voglio bene. Raccomandiamo la Munti Servizi. Viva la media. Viva la media. Speriamo che si possa uscire da questo momento di grande incertezza. Salutiamo pure a Valentino che da stamattina è qui dietro a noi. Non ho un cazzo da fare. Sì. Pure che là, tu là. Enzo nostro. Allora, vogliamoci bene, ci vediamo domani mattina. Ci vediamo domani mattina. Ci lasciamo qua al nostro cantastorie. Al nostro Profazio de Noantri. E questa è una cantastoria davvero. Una cantastoria. Ciao, Albe, va. Se ti devo venire, veni tindi, calo paese mio non è lontano, Catarina G.
Cinci, Caterina e Cincia. Ci vuole un 13 ore di cammino, piamolo tenine e nintiamo, Caterina e Cinci, Caterina e Cincia, Caterina e Cinci, Caterina e Cincia. Alla prima stazione che arrivamo, cinci, Caterina, caniva, same, Caterina, cinci, Caterina, cincia, Caterina, cinci, Caterina, cincia. Ti ricordi quando eravamo alla Ciumara, cadava per Dio, sapugliava, Caterina, cinci, Caterina, cincia, Caterina, cinci, Caterina, cincia. Se femminuccia la chiamiamo Rosa, che quando è randini scupaglia a casa, Caterina, cinci, Caterina, cincia, Caterina, cinci, Caterina, cincia. Se mascolino lo chiamiamo Ciccio, che quando mi ritaglio giù, Caterina, cinci, Caterina, cincia, Caterina, cinci, Caterina, cincia, Caterina, cinci, Caterina, cincia. Vabbè, io che... Un po' parlare, un po' parlare, Tone. È venuto meno, cioè. Che io ti ho respiratore in bocca e bocca, lui. Non c'è. Vedete una cosa, perché prima di tutto mi ha sdonato sto sgroscio io questa mattina. Sono e lei in roccia al video. Poi voglio salutare tutti gli amici, tutta la Mezia, tutti i bambini del mondo. Bravo. E tutti i bambini che ci seguono veramente con tanta simpatia a mia, a Tonino e a Giovanni. Sì. Veramente, veramente, veramente. È una cosa incredibile. Io sempre bigliettini mi donano, sei saluto. Ma sempre, guarda, cioè, scrivete in meno e non mi dimentico. Mi faccio scrivere bene. Io vi saluto. Io faccio gli auguri sì. ai miei genitori che oggi fanno l'anniversario di matrimonio. Augurone! Augurone! No, io non l'ho sentito. Non l'ha sentito? Beh, perché c'era lo sgruscio, non l'ha sentito. Augurone, augurone alla augurone. Signora Lina e al signor Giovanni. Ma io non do, non lo, per Giovanni. No, no, perché se lo può dire. Augurone, Giovanni paga augurone, sempre. Augurone. Augurone, augurone veramente augurone, di cuore, me ne fate un altro e quattro. Che? Un altro quattro questa mattina. Ah. Perché? Anniversari! E perché non ti guardi? No, quanto sono? Cioè, 20 anni, quanto sono? Sono 36. 36, 36, 62, 36. Che sto dico io? No, 4 anni. Beh, subito, 144 anni. Magari Dio mi facete via. No, 4 anni, che incinta, no, ci mancherebbe. Io. Che cosa vi devo dire? Vi saluto, ci vediamo sempre se Dio vuole. Veramente io dico certe volte, se Dio vuole i carabinieri. Ma facciamo una essere e mi arresta. Comunque, se sempre se Dio vuole, ci vediamo domani mattina. Vi voglio bene, ciao a tutti. Saluto il mio grandissimo amico Mariuccio. E forza Juve, sempre Juve. Sempre. Nella gioia e nel dolore. Come va? Forza Juve. Vi saluto.